gennaio 1872. L'uomo è seduto su una sedia da misurazione, le natiche separate da una sottile listella di legno che divide in due il sedile, la schiena dritta, la nuca sorretta da un semicerchio di metallo in cima a un'asta di ferro che si alza dallo schienale. Tiene la testa ferma, mentre lo scienziato gli appoggia alle tempie le punte arrotondate di un largo compasso ricurvo. Fronte larga 130 mm. Fronte alta 62 mm. Circonferenza 561 mm. Curva longitudinale 360 mm. Curva biauriculare 315 mm. Cesare Lombroso annota tutto scrupolosamente. La conformazione del cranio è importante per determinare eventuali anomalie del cervello, così come le proporzioni del corpo, la disposizione e la quantità dei peli, la misurazione della vista, la colorazione della pelle. La storia clinica e sociale del soggetto e di tutta la sua famiglia servono a capire se quell'uomo, rigido sulla sedia, sia un delinquente nato. Anche la sua resistenza al dolore, misurata con una macchina elettrica che traduce in millimetri la sensibilità delle varie parti. Fronte 29 mm. Lingua 31 mm. Mento 41 mm. Dorso delle mani manchevole. Cesare Lombroso, antropologo, criminologo, docente di psichiatria all'Università di Pavia, annota tutto scrupolosamente. Per la perizia psichiatrica, che in base agli articoli 94 e 95 del vecchio codice penale sardo, sta conducendo sull'uomo che ha davanti. La domanda è se l'uomo sia in grado di intendere e di volere, perché quello di cui l'uomo è accusato è qualcosa che fa davvero pensare alla follia. Alla follia più orrenda e bestiale che si possa immaginare. 10 dicembre 1870. È sabato. Un gruppo di uomini sta perlustrando le campagne di Bottanuco, vicino a Bergamo. Li guida il fattore di una cascina che sta nelle vicinanze, il cascinone Previtali. Giovanni Battista Ravasio ha una ragazza a servizio nella cascina, una ragazzina di 14 anni che si chiama Giovanna Motta. Due giorni prima, l'8 dicembre, Giovanna è partita dalla cascina per andare a trovare la famiglia a Suisio. Tra la cascina e il paese di Suisio ci sono pochi chilometri. Giovanna è partita di mattina presto, tra le 7 e le 8, a piedi, naturalmente, ma avrebbe già dovuto essere di ritorno, da un pezzo. Il signor Ravasio è preoccupato. Per lui e per sua moglie, Maria Elisabetta, quella ragazzina è come una figlia, davvero. E quando viene a sapere che a Suisio Giovanna non l'ha vista nessuno, si spaventa sul serio. Anche perché c'è una donna di Bottanuco, Emilia Biffi, che tornando a casa dalla seconda messa, proprio quell'8 dicembre in cui Giovanna è partita, sulla strada che dalla chiesa parrocchiale porta al paese, ha trovato un fazzoletto sulla neve. Un fazzoletto che appartiene a Giovanna. E sempre quel giorno, un altro paesano, Antonio Sala, aveva rinvenuto in una capanna di paglia un santino di Papa Pio IX che apparteneva a Giovanna. Il signor Ravasio non lo sa ancora, ma c'è qualcuno che ha trovato qualcosa di più inquietante. Il 9 dicembre, nel cavo di un albero di gelso, Battista Mazza, un contadino di Bottanuco, scopre delle frattaglie che pensa siano di qualche animale e non immagina neanche lontanamente che invece appartengono a un essere umano. Il signor Ravasio organizza un gruppo di uomini per andare a cercare Giovanna. La trovano che è quasi buio. È in una stradina che sta proprio a 50 passi dalla strada che dal cascinone Previtali va a Suisio. Una stradella campestre che attraversa un fondo su cui si trova una tettoia, in località Tabbiotto,
È nuda, in mezzo alla neve, completamente nuda, a parte una calza che le è rimasta sulla gamba sinistra. È stata soffocata. Qualcuno le ha stretto il collo e le ha anche riempito la bocca di terra. Ma non solo. È stata massacrata da un numero incalcolabile di ferite e ha un taglio che dal petto all'inguine la spacca praticamente in due. Qualcuno le ha strappato le viscere e l'ha mutilata, portandole via un polpaccio. Anche se ha segni di graffiature all'interno delle cosce, non si può dire se sia stata violentata, perché genitali e organi sessuali mancano completamente. C'è anche qualcosa di strano accanto al corpo della povera Giovanna. 10 spilloni, di quelli che le contadine portano attorno alla testa quando si acconciano nei giorni di festa, disposti simmetricamente su un sasso. 3 giorni dopo, nella capanna di paglia dove è stato trovato il santino di Pio IX, viene trovato un pezzo di carne che sembra appartenere ad un polpaccio. Adesso nessuno pensa più ad un animale, come per le viscere. Adesso lo immaginano tutti che è di Giovanna. Cesare Lombroso misura l'angolo facciale dell'uomo seduto rigido e paziente sulla sedia. È di 80 gradi. È importante l'angolo facciale, come tutte le misure antropometriche che possono uscire dalla media. L'indice cefalico, per esempio, è di 780. La media, presa da 100 maschi bergamaschi di 20 anni, è inferiore di soli 9 mm. È importante che l'indice di confronto appartenga alla stessa zona a cui appartiene il soggetto. Sono gli anni 70, l'Italia esiste soltanto da un decennio e tra le varie regioni che compongono il regno ci sono ancora enormi differenze di usi, costumi, alimentazione, caratteristiche somatiche nella costruzione del corpo e nei lineamenti del volto. L'uomo sulla sedia è bergamasco, di Bottanuco, il paese di Giovanna. Ha 22 anni. È alto 1,66 e pesa 68 kg e 300 grammi, un po' più della media dei bergamaschi della stessa statura. E anche il cranio è un po' più grande della media di 100 soldati ventenni di Bergamo. Per il resto non presenta anomalie di rilievo, a parte una leggera simmetria che fa sembrare il lato sinistro del volto più sviluppato del destro. Gli zigomi sono molto grandi. Il naso è piccolo, la mascella inferiore sporge in avanti e i denti sono forti, con i canini molto appuntiti. Il collo è forte, taurino, la schiena e le braccia sono robuste, le mani molto grandi, mentre le gambe sono più corte e tozze. Non è un bell'uomo il bergamasco seduto sulla sedia da misurazione. Ma non è questo che interessa a Cesare Lombroso. A lui interessa scoprire soltanto una cosa. Se è pazzo. Domenica 27 agosto 1871. Domenica. Sono passati 9 mesi da quando è stata ritrovata Giovanna, uccisa in quel modo. Ma l'impressione a Bottanuco è ancora forte. La vita nelle campagne bergamasche è dura e anche violenta, ma non ne capitano spesso di massacri come quello. Giovanni Antonio Frigeni è un contadino che abita nel centro del paese. Sua moglie, Elisabetta Pagnoncelli, è uscita prestissimo, di mattina, prima per andare a messa e poi per andare nel campo in cui lavora col marito. È domenica, è un giorno di festa, ma Elisabetta vuole solo arrivare al podere per sistemare alcuni pulcini nati da poco e tornare subito indietro. Non è lontana la sua meta, sta a Campazzo, solo una mezz'oretta di buon passo. Così mette i pulcini in 2 ceste e parte. Alle 8 però non è ancora tornata. Giovanni Antonio si preoccupa subito. Era successa quella bruttissima cosa
soltanto 9 mesi prima. E così esce di casa e va a cercarla sulla strada. E la trova. È in un campo di frumento, a 500 metri da Campazzo, completamente nuda. È stata strangolata, come dimostra la corda che ha attorno al collo, e come dimostrano i segni delle sue stesse unghie che si è scavata nella pelle nel tentativo di liberarsi. Ma non sono gli unici segni che ha addosso. Anche lei, come Giovanna, è stata massacrata, con ferite alle braccia, alla regione lombare, alla nuca e al ventre, squarciato da un taglio da cui escono le viscere. Anche per lei è impossibile dire se sia stata violentata. Piantati nella schiena ha 3 spilloni da donna, di quelli che portava per andare a messa, e altri sono sparsi tra il frumento. I pulcini sono nel podere di Campazzo, per cui è stata aggredita sulla strada del ritorno. Scrupolosamente annotati nella perizia di Cesare Lombroso, ci sono anche tutti i dati relativi alla famiglia del bergamasco. Sono importanti le misure antropometriche, ma altrettanto importante è l'eredità che il soggetto si porta dietro. La famiglia è una famiglia di contadini, poveri e avari. Nel 1866, per risparmiare, mangiano polenta di mais andato a male. 2 zii soffrivano di cretinismo, uno con misure singolari, 72 gradi di angolo facciale e il cranio piccolissimo, appena 52 centimetri, a forma di pan di zucchero. Il padre, ipocondriaco, ha un cugino che soffre di iperemia cerebrale e un altro pregiudicato per furto. Questo per quanto riguarda la famiglia. Ma lui? Lui si chiama Vincenzo Verzeni. È nato a Buttanuco l'11 aprile 1849. È un contadino che abita in una cascina appena fuori dal paese. Silenzioso, solitario, molto intelligente, anche se non è andato a scuola. Nessuno ha mai avuto niente da dire su di lui. Non ha neppure un soprannome particolare, come si usa nei paesi. È docile, gentile, molto sensibile. Tanto che quando era bambino c'era la necessità di ammazzare qualche animale, un coniglio da accoppare, un pollo a cui tirare il collo, come si fa in campagna, lui era costretto a uscire di casa, perché non poteva guardare. Vive in una cascina assieme ai genitori e alle famiglie degli zii, una famiglia allargata, comune nelle zone contadine del nord Italia, soprattutto allora. Rispetta molto suo padre, tanto che si lascia sgridare e anche picchiare senza reagire. Ed è molto legato ai nipotini. Dice che si caverebbe il pane di bocca per loro. Non è sposato né fidanzato, perché la famiglia non vuole. I Verzeni sono molto chiusi, molto avari e molto bigotti. Non ci sono soldi per i lussi, non ci sono soldi per divertirsi, c'è solo il lavoro e una morale rigidissima, soprattutto dal punto di vista sessuale. A Vincenzo però le donne piacciono. Non è fidanzato, ma non sembra avere problemi con le ragazze. Appena una lo lascia, ne trova subito un'altra. E se non ha una donna, si masturba. Ma non fa solo questo. Inverno 1867. Fa freddo nella campagna bergamasca. C'è la neve. Fa freddo anche in casa, dove non arriva il calore della stufa o la fiamma del camino. Anche dentro ai letti, tra le lenzuola rigide e ghiacciate, riscaldate dal prete, che tiene sollevate le lenzuola con le doghe di legno, perché non prendano fuoco con il carbone ardente che sta nello scaldino. Fa freddo, vengono i geloni alle mani e ai piedi, e ci si ammala di tutto. Pellagra, influenza, anche colera, che in quegli anni passa da quelle parti. Marianna Verzeni ha 12 anni ed è a letto.
al caldo, perché ha avuto il colera e adesso è convalescente. È la cugina di Vincenzo, figlia del fratello di suo padre, e abita nella cascina con tutta la grande famiglia Verzeni. Loro al piano di sopra, Vincenzo e i suoi a quello di sotto. Un giorno Vincenzo sale di sopra a visitare la cugina. La trova nel lettone, ammalata. La cugina non è molto bella. È una ragazzetta gracile, col volto ancora livido e sciupato dalla malattia, ma è giovane e svestita. Lui ha 18 anni e le donne gli piacciono molto. Le salta addosso, ma non cerca di violentarla. Fa un'altra cosa. Le stringe le mani attorno al collo. Gliele stringe forte, fortissimo, come se volesse ucciderla. E intanto si schiaccia contro di lei, premendola sul letto. Ha una forza incredibile, Vincenzo, superiore a quella che ha sempre dimostrato, e per Marianna è impossibile reagire. Ma poi, all'improvviso, lui la molla. Ha avuto un orgasmo. La lascia ansimante sul letto e si allontana. La cugina non dice niente a nessuno, per paura e per vergogna. La madre di Vincenzo si accorge che il figlio ha la camicia bagnata di sperma, ma non dice niente, neppure lei. Il ragazzo ne parla col parroco del paese, in confessione, e il parroco lo rimprovera, gli dice che è peccato e gli intima di non farlo più. Vincenzo ci pensa. Rinunciare al peccato o cedere alla tentazione. Inverno 1869. In una stradina di campagna, poco fuori dal paese, Vincenzo incontra una donna. Si chiama Barbara Bravi e ha 27 anni. Lui la ferma, come se volesse chiederle qualcosa. Poi la trascina fuori dalla strada, nel campo. La getta a terra, la schiaccia sulla neve, ma non cerca di violentarla. L'afferra alla gola, la stringe con una forza incredibile, la immobilizza, premendosi su di lei, e stringe. Barbara cerca di lottare ma non ci riesce, e sarebbe morta se all'improvviso Vincenzo non l'avesse lasciata. Ha avuto un orgasmo ed è tornato docile e tranquillo. Barbara torna a casa e non dice niente a nessuno. La mamma di Vincenzo vede la camicia macchiata di sperma e non dice niente. Qualche giorno dopo, Vincenzo incontra un'altra donna sulla strada che porta al paese. Si chiama Margherita Esposito ed è la moglie di un distillatore di acquavite. È una donna di mezza età ed è anche un donnone robusto, per niente bella. Vincenzo la ferma, le chiede qualcosa e poi, all'improvviso, la afferra al collo con tutte e due le mani, la rovescia a terra e le monta sopra, piantandole un ginocchio nella pancia. L'uomo sembra avere una forza incredibile, innaturale, ma anche Margherita è forte. Lotta con tutte le sue energie, perché quell'uomo la sta strozzando. Cerca di liberarsi e alla fine ci riesce. Riesce a rompere la stretta, a scivolare sotto quel ginocchio che la schiaccia a terra e a scappare via. Ma anche lei, per paura, per pudore e per vergogna, non dice niente a nessuno. Poi Vincenzo incontra Giovanna Motta e questa volta non si limita a stringere il collo. Questa volta la uccide, la sventra, le taglia le viscere, la mutila e la lascia lì, sotto la tettoia del tabbiotto. Il 27 agosto 1871 Vincenzo uccide, sventra e mutila Elisabetta Pagnoncelli. Il giorno dopo viene arrestato. Le indagini dei regi carabinieri portano rapidamente a lui.
Ci sono due testimoni, due donne che passavano sulla stradina di Campazzo, che l'hanno visto assieme a Elisabetta, nel campo di frumento, anche se sul momento non hanno capito cosa stesse facendo. Ci sono tutte le testimonianze delle precedenti violenze che vengono alla luce, ma soprattutto ce n'è una, quella di un'altra cugina di Vincenzo. 26 agosto 1871, solo il giorno prima del massacro di Elisabetta. Maria Previtali ha 19 anni e lavora in una filanda a Cerro. Quel giorno è sabato ed è festa perché è Sant'Alessandro, patrono della diocesi. Maria sta andando a Suisio, a piedi, e per farlo deve passare da Bottanuco, che sta in mezzo. È quasi l'una del pomeriggio. Ha superato il paese da poco più di mezzo chilometro e sta imboccando lo stradone che va a Suisio, quando sente dei passi dietro di sé. Passi di una persona in corsa, che le corre dietro. Maria è assalita dalla paura, ma subito dopo si accorge che è soltanto suo cugino Vincenzo, un cugino di secondo grado, che non frequenta ma che conosce, almeno di vista. Lui invece pare non averla riconosciuta, perché le chiede di dov'è, se è di Suisio e a che famiglia appartenga. Sembra una domanda fatta per attaccare discorso. Maria però risponde lo stesso, cortesemente, ma non fa in tempo a dire quasi niente che il cugino la afferra con un braccio alla vita, la tira via dallo stradone e cerca di trascinarla in un viottolo sterrato che porta a un campo di frumento. La ragazza comincia ad urlare. Allora lui la getta a terra, metà dentro e metà fuori dal campo, con le gambe ancora sul viottolo. Lei grida ancora, e allora Vincenzo le tappa la bocca con una mano e con l'altra la afferra al collo e glielo stringe forte. Maria non riesce a respirare. Il frumento è alto e li nasconde alla vista. La gonna le si è alzata sulle gambe e la impaccia. Il cugino la schiaccia a terra, le stringe la gola e non la molla. E lei sta per soffocare. Perde quasi i sensi quando si accorge che il cugino non la sta più stringendo. Si è alzato ed è andato sullo stradone per vedere se arriva qualcuno. Maria vorrebbe scappare, ma non ci riesce. Non ha più forza. È stordita e terrorizzata e non sa cosa fare. Vincenzo torna, le si avvicina e la prende per le mani. Non fa nient'altro. Le tiene le mani strette tra le sue. La guarda e non dice niente. Maria ha paura, lo implora di lasciarla andare, di non farle del male. Poi, all'improvviso, lui le lascia le mani, si alza e la lascia andare. Cesare Lombroso annota tutto scrupolosamente, perché il suo compito è troppo importante e non può lasciare nulla al caso. Il quesito a cui deve rispondere è se Vincenzo Verzeni sia pazzo. Se lo è del tutto, allora, in base all'articolo 94 del Codice Penale, non può essere imputato di niente, come chiunque abbia commesso un delitto in stato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore. Se lo è parzialmente, allora deve essere condannato a un massimo di 10 anni di carcere, estensibili a 20 di custodia in un istituto mentale. Altrimenti, per quello che ha fatto Vincenzo, c'è l'ergastolo, se gli va bene. Se gli va male, c'è la pena di morte. Lombroso annota tutto e confronta il caso di Verzeni con altri casi storici di omicidi sanguinari sfociati in casi di bestialità e carnalità, sfogati sui cadaveri umani. Come il prete Mingrà, che a 21 anni uccise due ragazze e le tagliò a pezzi per nasconderle nei boschi. O il sergente Bertrand, che profanava, mutilava e faceva a pezzi cadaveri dissotterrati dai cimiteri. O come Antoine Leger, eremita, che un giorno trascina nella sua grotta una ragazzina di 12 anni, la violenta, la uccide, la sventra e ne mangia il cuore.
o addirittura Gilles de Rais, che nella Francia del XV secolo stuprò e uccise quasi un migliaio di bambini durante riti satanici tenuti nel suo castello. Lombroso analizza il comportamento di Verzelli, la sua assoluta mancanza di preoccupazione nel lasciare tracce e testimoni, ma allo stesso tempo la sua abilità nel mentire e nel nascondere i propri delitti per almeno 4 anni. Considera il minore sviluppo della parte destra della scatola cranica di Verzeni e la compensa con lo sviluppo di quella sinistra. Calcola la sua esuberanza sessuale e l'aumento della sua forza durante gli omicidi. Il fatto che in carcere si apra con gli altri detenuti, tenendo un atteggiamento cordiale e spontaneo. È pazzo Vincenzo Verzeni? O cosa? Cesare Lombroso conclude la sua perizia, la firma e la consegna al tribunale, che deve giudicare Verzeni. Io concludo quindi ad una diminuzione di responsabilità per Verzeni per quanto concerne almeno l'ultima parte dell'atto. Che vi sia stato qualcosa di morboso nella insolita ferocia in questo atto si ammette e si spiega con le anomalie craniche e con l'ereditarietà. Ma che l'ebbrezza spermatica e la influenza pellagrosa e cretinosa abbiano potuto completamente renderlo inconscio di sé prima e dopo quell'atto, troppo bene lo confutano la nessuna fama di bizzarro o di matto, la capacità cranica, la ricchezza di capelli, le poche alterazioni della sensibilità al dolore, l'affettività ben conservata, la calma e l'astuzia con cui subito dopo l'atto comincia a preparare un alibi. La corte d'assise di Bergamo però non accetta le conclusioni di Lombroso. Per i giudici, Vincenzo Verzeni è sano di mente, può essere condannato a morte. Ma per farlo ci vuole l'unanimità. E uno dei giudici non è convinto e non se la sente di votare come gli altri. Vincenzo Verzeni, quindi, scampa la fucilazione e viene condannato ai lavori forzati a vita. Per Cesare Lombroso dovrebbe essere un'esperienza conclusa, un caso da esporre in una lezione all'Università di Pavia o raccogliere in un libro, e invece qualche giorno dopo si ritrova di nuovo di fronte a Vincenzo Verzeni. Incatenato nella sala dei colloqui del carcere, al di là del tavolo di legno che li separa, il professore da una parte e il maniaco assassino dall'altra. Vincenzo ha chiesto di potergli parlare. Vuole raccontargli perché ha fatto quello che ha fatto e lo vuole raccontare a lui perché ha capito che il professore, Cesare Lombroso, gli vuole bene. Così Vincenzo Verzeni parla e per parecchie ore. Aveva 12 anni quando capì per la prima volta che gli piaceva uccidere. Prima non poteva vedere ammazzare gli animali, ma poi aveva cominciato a provare un piacere intenso nel tirare il collo ai polli. Tanto che a volte si infilava nel pollaio e faceva una strage. E poi, per non farsi scoprire, diceva che era entrata una faina. Con le donne che aveva avuto come fidanzate, non aveva mai provato molto e non aveva mai pensato di ucciderle, o meglio, di mettergli le mani al collo, perché era quello che gli dava il massimo piacere. Appena metteva le mani attorno al collo di una donna, di qualunque età, un aspetto fisico, purché fosse una donna, aveva immediatamente un'erezione e ne sentiva un gran gusto. La prima ragazza che aggredisce, Marianna, la cugina che sta al piano di sopra, non la uccide soltanto perché viene prima di soffocarla e l'orgasmo cancella tutto. E così anche con le altre donne che si salvano. Ma con Giovanna ed Elisabetta l'orgasmo era arrivato in ritardo. Loro erano morte. Anche sventrare le donne appena uccise gli dava piacere. Giovanna, per esempio, la sventra con un rasoio che aveva usato poco prima per farsi la barba. Non la violenta, i segni che è all'interno delle cosce non sono dati da quello. È perché l'ha morsa,
per succhiarle il sangue con Kegudei moltissimo. La carne che ha staccato dal polpaccio la succhia così, cruda, e se la vorrebbe portare a casa per cuocerla e mangiarla. Ma poi ha paura di farsi scoprire dalla madre e allora la nasconde nella casa di paglia. Le viscere le ha tolte per annusarle e palparle, tenendole in mano. E anche sfilare gli spilloni dall'acconciatura dei capelli di Giovanna gli dava un gran diletto. Elisabetta invece non la uccide con la corda che le viene ritrovata attorno al collo, ma con le mani. Poi la lega e la trascina avanti e indietro per il campo di frumento con gran piacere. Invece, perché le abbia infilato gli spilloni nella schiena, non sa spiegarselo. C'è sempre qualcosa che gli sfugge in quello che ha fatto. Cesare Lombroso esce colpito dal colloquio, in un certo senso affascinato da quell'uomo incredibile che si trova davanti. Quello che vi è di straordinario in questo caso, e giustifica fino ad un certo punto la sentenza e anche la perizia mia, è la perfetta lucidità di mente dell'accusato. La coscienza, quindi, della sua gravità, ma nello stesso tempo l'irresistibilità dell'atto. Lo aveva detto anche Verzeni, incatenato al di là del tavolaccio di legno. Non ho rimorsi. Fino ad un certo punto, e me lo disse anche il confessore delle carceri, è però meglio che io sia in carcere e ci resti, perché se fossi fuori, tanto era quel piacere che io non potrei fare a meno di procurarmene e uccider altre donne. Cesare Lombroso, il padre della criminologia, è uno scienziato famoso. Non può non raccontare del caso di Vincenzo Verzeni. E lo fa in un numero della rivista di discipline carcerarie. I suoi lavori varcano i confini italiani e interessano profondamente un altro celebre psichiatra, il tedesco Richard von Krafft-Ebing, che inserisce la storia del killer di Bottanuco nel suo celebre testo Psicopatia Sexualis, dato alle stampe nel 1886. Verzeni trova spazio ovviamente nel capitolo dedicato al sadismo. È il caso 118, che viene così introdotto. L'esempio più tipico della specie ci viene fornito dal seguente caso Verzeni. La vita e la morte delle sue vittime dipendevano dall'anticipo o dal ritardo della sua eiaculazione. È un caso che merita di essere citato integralmente, perché riassume tutto quanto la scienza conosce sulla relazione tra voluttà e mania omicida, fino all'antropofagia. Il 13 aprile 1872 Vincenzo Verzeni fa il suo ingresso nel manicomio criminale di Milano, appena fuori Porta Vittoria. Trascorre i primi giorni apparentemente tranquillo, chiacchierando con gli altri internati. Ma a poco si incupisce, si inquieta, viene spostato nel raggio di massima sicurezza. In cella con lui è Giovanni Cavaglia, muratore, assassino. A Vincenzo Verzeni vengono riservati i trattamenti più moderni e più spaventosi che la psichiatria abbia inventato. Ustioni al collo, scariche elettriche, giornate e giornate di isolamento totale, docce gelate mentre è legato ad una sedia e immerso in acqua bollente. Trascorrono alcuni mesi. Sembra che Verzeni si sia tranquillizzato, passeggia, gioca, legge. Nell'estate del 1873, però, improvvisamente, aggredisce un infermiere, morsicando le genitali e strappandogli un testicolo. 40 giorni di isolamento ne schiantano ogni resistenza e anche ogni voglia di vivere. Alle 10 della sera, Vincenzo Verzeni augura la buonanotte ai compagni delle celle accanto, mentre Giovanni Cavaglia già dorme. Sono le 4 del mattino quando gli infermieri lo trovano impiccato ad una rudimentale corda, appeso alla grata della finestra.
respira ancora, ma nulla potrà salvarlo. Muore poco dopo. Cesare Lombroso viene immediatamente informato del suicidio e nel volgere di 36 ore si ritrova in sala anatomica. Innanzi a lui il cadavere di Vincenzo Verzeni, necrofilo, sadico sessuale. Ne scoperchia il cranio, cerca le prove che confermino le sue teorie sul criminale atavico, in particolare una fossetta nella parte occipitale del cranio, quell'anomalia che ha scoperto aprendo la testa del brigante Villella. Non trova nulla. 7 ore di ricerca, di sezioni, di esplorazioni. Nulla.